Celebriamo questa Santa Messa per la defunta Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per partecipare dignamente a questa celebrazione in quarta domenica di Quaresima, domenica detta del letare, della gioia, perché si avvicina il giorno della nostra salvezza e redenzione, il giorno di Pasqua. Chiediamo perdono se la nostra gioia non si basa sull'amore di Cristo, sulla fede, una gioia puramente mondana che porta soltanto tristezza e angoscia. Chiediamo questa grazia al Signore di vivere in maniera soprannaturale, esame di coscienza. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico alla Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli e santi, voi, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la redenzione del genere umano, conge al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua ormai vicina, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, in regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro delle cronache. In quei giorni tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini degli altri popoli, e contaminarono il Tempio che il Signore si era consacrato a Gerusalemme. Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli, perché aveva compassione del suo popolo e della sua dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti, al punto che l'ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine, senza più rimedio. Quindi i suoi nemici incendiarono il Tempio del Signore, demolirono le mura di Gerusalemme e diedero alle fiamme tutti i suoi palazzi e distrussero tutti i suoi oggetti preziosi. Il re dei Caldei deportò a Babilonia gli scampati alla spada, che divennero schiavi suoi e dei suoi figli, fino all'avvento del regno persiano, attuandosi così la parola del Signore per bocca di Geremia: finché la terra non abbia scontato i suoi sabati, essa riposerà per tutto il tempo della desolazione, fino al compiersi di 70 anni. Nell'anno primo di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremia,
il Signore suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, che fece proclamare per tutto il suo regno, anche per iscritto. Così dice Ciro, re di Persia, il Signore, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni della terra. Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a Gerusalemme, che è in Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il Signore, suo Dio, sia con lui e salga. Parola di Dio. Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo, ricordandoci di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. Perché là ci chiedevano parole di canto, coloro che ci avevano deportato. Allegre canzoni, i nostri oppressori, cantateci canti di Sion. Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. Come cantare i canti del Signore in terra straniera? Se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra. Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo, Gerusalemme, al di sopra di ogni mia gioia. Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo. Per grazia siete salvati. Con Lui ci ha anche resuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della Sua grazia mediante la Sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Per grazia, infatti, siete stati salvati mediante la fede. E ciò non viene da voi, ma è dono di Dio, né viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù, per le opere buone che Dio ha preparato perché in esse camminassimo. Parola di Dio. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Chiunque crede in Lui ha la vita eterna. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo:
la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengono riprovate. Invece, chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore, lode a te per Deliantur nostra delicta. Siano lodati Gesù e Maria. E la quarta domenica di Quaresima, cosiddetta la domenica anche dell'etare, della gioia, il Signore ci invita a rallegrare. Infatti il sacerdote può anche indossare il paramento di colore rosaceo, che indica una via di mezzo tra il violo e il bianco, che rappresenta la Pasqua, il giorno della risurrezione. Rosaceo perché si sta avvicinando il grande giorno, l'evento più grande della storia dell'umanità, il grande giorno della nostra salvezza e redenzione, perché in Cristo c'è la vita eterna. E ogni anno noi dobbiamo commemorare, come facevano anche gli ebrei, così voluto da Dio nel deserto: quando arriverete alla terra promessa dovete commemorare ogni anno il giorno della Pasqua, che significa la liberazione della schiavitù d'Egitto, il cammino verso la terra promessa. Anche noi ogni anno, per volontà di Dio. Perché? Perché la nostra vita è un passaggio, questo vuol dire Pasqua, è un cammino verso l'eternità. Ebbene, ogni giorno ricordare qual è il senso della nostra vita, perché molte volte dimentichiamo che questa non è la vera vita, è soltanto, diceva Padre Pio, una prova. Ti stai giocando l'eternità, diceva Padre Pio, la vita è un esame. Allora la Chiesa ce lo ricorda continuamente con la sua liturgia. Il testo evangelico è un testo particolare, siamo nel capitolo 3 del Vangelo di San Giovanni, questo bellissimo discorso mistico di San Giovanni l'Evangelista, che vola molto in alto. Il suo simbolo è l'aquila, perché vola molto in alto di quelli che sono i misteri di Dio. E vediamo un po' chi è Nicodemo. La liturgia è ricca di tanti simboli, viene citato quindi l'Antico Testamento, il testo di San Paolo che scrive alla comunità di Efeso, che fa altro che ripetere le stesse parole di Gesù nel Vangelo. Nicodemo era un fariseo, una persona acculturata, faceva parte del Sinedrio, cioè stava con i sommi sacerdoti, che ha condannato Gesù a morte, è stato il Sinedrio, cioè l'assemblea dei sacerdoti, a capo i sommi sacerdoti, che era la massima autorità al tempo di Gesù in Israele. E lui faceva parte, di nascosto vuole parlare con Gesù, perché ha sentito parlare di Gesù. Siamo nel terzo capitolo del Vangelo di San Giovanni, da poco Gesù è battesimo nel Giordano di San Giovanni Battista. E quindi Nicodemo vuole sapere, quindi una persona che conosce bene la Sacra Scrittura, è un dottore della legge, quindi un fariseo osservante, è di nascosto perché ha paura che gli altri farisei, vediamo soprattutto nel Vangelo di San Matteo la diatriba di Gesù con i farisei, perché Gesù condanna i farisei perché sono ipocriti, conoscono bene la Sacra Scrittura ma non lo osservano come deve essere osservato. E vedremo così, possiamo comprendere anche le parole di San Paolo che scrive alla comunità di Efeso, perché non basta conoscere Gesù, non basta credere in Gesù per sapere, perché credere in Gesù non significa semplicemente capire chi è Gesù, ma significa imitare. Io credo, quindi imito, io credo, quindi seguo Gesù. Questo significa credere per la mentalità del Vangelo, per la mentalità di un ebreo, perché anche il demonio crede in Gesù, sa chi è Gesù, ma è dannato, è ribelle, è superbo. Così quei cristiani che sì, vanno in chiesa, credono in Gesù, ma poi si comportano male, non sono credenti perché non seguono Gesù. Ecco, l'imitazione di Cristo significa questo. Allora lui è credente perché imita il suo fondatore. E quindi Gesù, quindi Nicodemo parla con Gesù, va di notte e chiede delle spiegazioni. Gesù cita il libro dell'Antico Testamento, il libro dei Numeri, capitolo 21. Il popolo sta nel deserto,
ricordiamo tutti il libro dell'Esodo, perché sono i primi cinque libri della Sacra Scrittura, il libro dei numeri, cioè abbiamo la Genesi, l'Esodo, il Levitico, il libro dei numeri, il Deuteronomio, e Gesù cita il Levitico capitolo 21. Il popolo sta nel deserto, fugge dall'Egitto, ha fame, ha sete, fa troppo caldo, sono stanchi, camminano nel deserto, cominciano a mormorare contro Mosè. Il peccato della mormorazione è molto diffuso, perché non accetta la prova, le difficoltà. Così quei cristiani che si lamentano continuamente non hanno la gioia, perché la vera gioia sta nell'abbracciare la croce, perché Gesù poi che porta con te, quando tu ti lamenti continuamente, perché in te manca la visione soprannaturale della fede. E così siamo nel deserto, mormorano contro Mosè, addirittura vogliono uccidere Mosè. Dio che fa? Manda dei serpenti velenosi e fa morire tantissima gente. Il popolo nel deserto comincia a tremare per la paura. Qui moriremo tutti. Vanno da Mosè e chiedono scusa. Abbiamo sbagliato, abbiamo mormorato contro di te e contro Dio. Stavano morendo tutti, morivano migliaia e migliaia di giorni, ogni giorno, morsi dai serpenti velenosi. Allora il Signore dice a Mosè: fai un serpente, mettilo su nell'asta, che chiunque guarderà il serpente non morirà. E la liturgia ci fa conoscere che questo serpente è il simbolo di Cristo, che viene innalzato. Gesù stesso dice nel Vangelo che guardando Gesù innalzato sulla croce, ecco, non morirà in eterno. Chi segue Gesù, guarda Gesù, imita Gesù, ecco la vita eterna, e quindi il Vangelo di oggi. Quindi viene citato questo testo, e quanto fa male quel cristiano che non fa altro che mormorare di fronte alle difficoltà della croce. Bisogna guardare Gesù sulla croce, che quando Gesù, tu comprendi quando Gesù ti ha amato, dice Gesù nel Vangelo. Chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. Gesù ripete tante volte, il Vangelo di San Giovanni è propriamente è tipico, cioè si parla delle tenebre e della luce, si parla della vita e della morte, e si parla praticamente della croce. Dio infatti, dice così il Vangelo, ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigeto. In questo Dio manifesta il suo amore, che ti ha dato la cosa più cara. Quando amiamo una persona, gli doniamo la cosa che è più cara. E così ha fatto Dio con noi. E noi che cosa abbiamo fatto? L'abbiamo ucciso. Perché, dice Gesù, perché siamo nelle tenebre, perché preferiamo le tenebre alla luce. Il Vangelo di San Giovanni spesso ricorre, anche soprattutto nel prologo, che cosa significa le tenebre? Perché Gesù ti dice la strada per arrivare al Padre. Ecco perché si riescono a comprendere le parole di Gesù. Dio non ha mandato il suo figlio Gesù per condannare il mondo, ma ha mandato il suo figlio per farti conoscere chi sei, perché stai vivendo, qual è il senso della tua vita. Questo è il motivo e la grande novità della Pasqua e della redenzione. Gesù ha mandato il suo figlio perché tu, una volta che conosci la verità, non puoi vivere nell'indifferenza. Tu, cristiano, sai chi sei. Allora dice Gesù nel Vangelo: ma colui che, dopo che ha conosciuto la verità, continua a vivere nel peccato, è già condannato eternamente. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, perché sta nell'ignoranza, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Gesù. Soltanto per mezzo di Gesù tutto il mondo è stato creato. Per mezzo di Gesù, Dio, autore, dice San Paolo, lettere Colossesi, è eis auto, cioè il fine è Gesù. Tutto è stato creato in vista di Gesù, perché Gesù è Dio che si fa uomo, il grande mistero. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato. Perché? Perché soltanto Gesù è la luce, perché soltanto Gesù è la via. Non ci sono altre vie per salvarsi. Tutti quelli che si salvano, sempre per mezzo di Gesù, perché è Dio che si fa uomo, che si è fatto uomo ed è in mezzo a noi. E il giudizio è questo: la luce, il giudizio di Dio qual è? E la luce è venuta nel mondo, è Gesù la luce. Ma gli uomini hanno amato le tenebre, cioè il maligno, Satana. E quando la gente ama le tenebre, chi va dal mago, dei maghi, nemico di Gesù, Satana, angelo ribelle, miserabile, perché un angelo è stolto, preferiscono andare dai maghi, preferiscono le tenebre, vivere nelle tenebre. Moriranno dannati, moriranno dannati, perché hanno preferito il male. Chi pratica queste cose, sappiamo bene, chi pratica occultismo, magia, sedute spiritiche, ogni forma di magia, è un peccato mortale davanti a Dio. Va dritto, dritto all'inferno se non chiede perdono. Quindi ha amato le tenebre che la luce, perché le loro opere erano cattive. Sono cattivi, malvagi, sono pieni di sé, vivono solo per se stessi, vivono soltanto per cercare i piaceri. Papà,
San Paolo VI ha commentato questo testo: i piaceri, i divertimenti non danno la gioia. Ecco perché questa domenica della Letizia dà la gioia quando tu vivi nella luce, quando tu vivi con Gesù e per Gesù. Allora sei nella luce e allora vivi nella grazia. Chiunque infatti odia, fa il male. E chi è che fa il male? Che cos'è il male? San Agostino si è cervellato per capire che cos'è il male. C'è il male quando tu sei lontano dalla luce, c'è il male quando tu ti allontani dal bene. Il male è la privazione del bene dovuto, diceva San Agostino. Quando tu ti allontani da Dio, che sommo bene, già sei nel male. Questo è le tenebre non esistono, è la mancanza della luce, e Dio è luce. E come ti allontani da Dio? Vivi nelle tenebre. Man mano che tu ti allontani, come sta Satana nell'inferno, sta nelle tenebre perché ha rifiutato Dio. La parola Lucifero vuol dire proprio luce, perché ha rifiutato Dio. E così quando noi rifiutiamo Dio, siamo nelle tenebre, viviamo come se Dio non esiste. Il peccato più grave e di questa società, e tanto a tantissimo attuare questo Vangelo, è l'ateismo, dal greco ateos, cioè non Dio, la negazione di Dio, soprattutto l'ateismo pratico, l'indifferentismo religioso, dice il Concilio Vaticano II. Questo è il peccato più grave, e San Paolo ne parla nelle lettere ai Romani, capitolo 1, 18, come causa anche dell'omosessualità, lo dice San Paolo, Romani 1, 18 e successivi, perché loro non hanno riconosciuto Dio nel creato, perché Dio parla, si manifesta nel creato, Dio li ha abbandonati in passioni infame, vergognose, ignominiose, parole di San Paolo, commettendo peccati contro natura, uomo con uomo e donna con donna, attirando così il castigo di Dio. Peccati che gridano, dice il Papa San Pio X, vendetta al cospetto di Dio, come anche l'aborto, come sfruttare l'operaio, come maltrattare, perseguitare i poveri e così via. Sono peccati che gridano davanti a Dio, già su questa terra, dice la Sacra Scrittura. Chiunque infatti fa il male odia quindi la luce e non viene alla luce. Odia Gesù chi fa il male, chi ruba, chi imbroglia, chi bestemmia, odia Gesù, perché vive nelle tenebre, non lo sopporta. Quindi chi fa la verità invece viene alla luce. Quindi la liturgia di oggi è molto forte, e soprattutto anche San Paolo riprende lo stesso tema che scrive la comunità di Efeso. Dove si trova? Nell'attuale Turchia, siamo circa nell'anno 62 dopo Cristo, quando San Paolo è a Roma in prigione e scrive questa lettera. Morirà dopo qualche anno, nel 67 dopo Cristo, durante l'imperatore Nerone, la morte di San Paolo, e scrive questa lettera soprattutto invitando i cristiani di imitare Gesù, invitando i cristiani di vivere nella luce. Dio, ricco di misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amato, e con detto ci ha amato, da morti che eravamo, perché senza Gesù tutti siamo nelle tenebre e siamo morti, ci ha fatto vivere in Cristo. Grazie, per grazia sua siamo stati salvati, con lo stesso tema del Vangelo di oggi. E quindi da qui si scaturisce la vera gioia, perché nel momento in cui tu conosci la verità, conosci Gesù che è la luce, in te c'è una grande gioia, che non viene dalle cose del mondo, quindi diceva il Papa Paolo VI, una società dove c'è, domina soltanto il piacere, la ricerca del piacere e del benessere, porta l'amarezza, la depressione e l'autodistruzione, questo. E allora, come si può comprendere anche le parole del Salmo responsoriale, soprattutto la prima lettura, che è molto attuale, lo stesso tema? Il libro delle cronache, sono due libri delle cronache, che parlano soprattutto del stesso tema che possiamo trovare nel libro di Samuele e nel primo e secondo libro di Samuele. Si parla della storia di Israele da Samuele, siamo circa 1000 anni avanti Cristo, fino alla distruzione di Gerusalemme. Soprattutto il primo libro di Samuele parla di Davide, e Samuele fino a Davide, e poi fino al grande re Salomone, siamo circa 900 anni prima di Cristo. Il secondo libro delle cronache narra lo stesso contenuto del primo e secondo libro del re, che dal grande re Salomone 900 avanti Cristo fino nel 586, quando verrà distrutta Gerusalemme. E qui fa un riassunto di questi quattro libri e soprattutto il motivo per cui Dio ha punito Israele, perché il popolo non ha voluto seguire Gesù. Già con Salomone, stolto, dice a Sant'Alfonso, chissà se si è salvato, perché nonostante la grande sapienza e scienza, l'impurità e i peccati impuri, dice il testo della Sacra Scrittura, l'hanno portato che cosa? All'idolatria, adorare i dei stranieri, che era proibito. E Samuele e Salomone disobbedisce così le leggi di Dio. E dice che il libro delle cose che narra la storia di Israele, quindi è da Samuele fino
alla fine a Geremia, il grande profeta dell'esilio, per la loro infedeltà Dio punirà il popolo di Israele. Ha mandato tanti profeti ad ammonire il popolo, non sono stati ascoltati. Il grande profeta Isaia fu addirittura perseguitato, il stesso profeta Geremia, che è l'ultimo profeta, il profeta in cui perché viene anche lui deportato per 70 anni in Babilonia, furono tutti deportati, la maggior parte uccisi. Il Tempio di Gerusalemme, questo grandissimo, bellissimo Tempio, costruito in più o meno in 10 anni, il grande re Salomone, distrutto, raso al suolo, perché Dio non ha bisogno delle opere esteriori, vuole il tuo cuore, vuole la tua vita, vuole le tue virtù. Questo vuole Dio. E dice il testo del libro delle cronache, fin quanto ci fu il Signore nel 538 avanti Cristo, re di Persia Ciro il Grande, dà la possibilità al popolo di ritornare in Gerusalemme. Soltanto una piccola parte, cosiddetta di Anawim, piccolo resto di può tornare per ricostruire il Tempio di Gerusalemme. Stiamo circa nell'anno 515 avanti Cristo, 520, per la loro infedeltà, perché non hanno accettato la luce. Non hanno accettato che la legge di Dio, i comandamenti di Dio, e dice anche il salmo responsoriale, perché su questo salmo bellissimo, siamo in terra straniera, piangiamo quando ripensiamo al Tempio di Gerusalemme, piangiamo quando, ecco, cantateci i canti di Sion, perché siamo tristi, siamo in esilio, chissà se un giorno ritorneremo a Gerusalemme che è stata distrutta per colpa dei nostri peccati. Così anche Dio su di noi. Convertitevi, dice il Signore nel Vangelo, perché io non voglio opere esteriori, ma voglio il tuo cuore, voglio una vita virtuosa, una vita fatta di fedeltà, di obbedienza alle mie leggi. Ciò che facevano invece al tempo del grande re, soprattutto ricordiamo l'episodio del grande profeta Elia, che è stato perseguitato dalla regina di Israele perché cattiva, adultera, infedele a Dio. Così grandi profeti Elisia, siamo circa 700 anni prima di Cristo. Allora il Signore a un certo punto, dopo aver mandato tanti profeti, così fa con noi, ti manda tanti sacerdoti, tante persone timorate di Dio, che ti dico, guarda che questa vita a Dio non piace, cambia vita. Prima che arriverà la distruzione del Tempio di Gerusalemme, la distruzione, cambia vita, perché noi siamo Tempio di Dio. Cambia vita, che quello che fai a Dio non piace, non rubare, non bestemmiare, fin quando avrà scontato i sabati, perché non servono più il giorno di sabato, come noi la domenica, tanti cristiani. Lo dice il testo del libro delle cronache, sconterà tutti i sabati che sono stati profanati, non stati osservati. Tutto si paga davanti al giudizio di Dio, Gia Padre Pio. Osserva la domenica, perché c'è l'obbligo, ricordi di santificare le feste, vivi in pace, perdona, sii umile, non essere arrogante, non bestemmiare. Questi sono i comandamenti. Così faceva il popolo di Israele fino a quando non è arrivato il giorno della purificazione. Allora in questa domenica ci prepariamo bene con gioia alla Pasqua, e ti prepari bene se osservi i comandamenti di Dio, se ti correggi i tuoi peccati, se veramente anche te, anche ciascuno di noi ci decidiamo a seguire veramente il Signore come Lui vuole essere servito. Perché questo è il problema, che non basta semplicemente credere in Gesù, ma credere significa amare Gesù come Lui vuole essere amato, seguire Gesù come Lui vuole essere seguito, cioè come dobbiamo servirlo. Perché il peccato del Lucifero qual è? Dice il testo della Sapienza: non serviam, io non servirò mai Dio. Invece la parola della Madonna in greco, iududu, eccomi, sono la serva del Signore. Dobbiamo servire Dio, dobbiamo servire come Lui vuole essere servito, e questo nell'osservare tutti i comandamenti. Perché basta un solo comandamento grave che non osservi, non sei più obbediente a Dio. Tutti, ecco, quindi il tempo di Quaresima è un tempo forte per fare bene l'esame di coscienza e dire, ma io sto perdonando, sto vivendo nella purezza, veramente sono fedele alla legge del Signore. E chiediamo aiuto alla Vergine Santa affinché ci aiuti a prepararci bene in questa grande solennità che è la Pasqua, che è il passaggio, una trasformazione deve avvenire nella nostra vita. E la Madonna ci aiuta, perché tutte le grazie, diceva San Bernardo di Chiaravalle, siamo nell'anno 1100, passano attraverso Maria, perché diceva San Bernardo, Maria è l'acquedotto delle grazie, Gesù è la sorgente, perché Gesù è Dio, ma da Gesù arrivano a noi attraverso Maria, come con Mosè. Dio ha perdonato il popolo, fai un serpente, grazie alle preghiere di Mosè, grazie alla meditazione di Mosè. Mosè è un profeta,
è l'amico di Dio. Questi sono i santi, come dicono alcuni retici, noi non crediamo nei santi, siete stolti, perché non conosce né la Sacra Scrittura né la potenza di Dio. I santi sono gli amici di Dio, i quali intercedono per noi, perché Dio ascolta le loro preghiere, perché noi siamo infedeli, ma loro no, come Mosè, che quel momento in cui chiede qualcosa a Dio subito viene esaudito, perché è un servo fedele. Allora anche noi, ecco, dobbiamo chiedere aiuto al Signore, alla Vergine Santa, che è la mediatrice di tutte le grazie, perché è la madre di Gesù e la madre corredentrice, dice il Papa San Giovanni Paolo II, perché Dio non riesce a dire no a Maria. Lo dice San Luigi Grignoni Monforte, perché Maria è l'unica creatura, la parola Maria amata da Dio, immacolata, e chiediamo a lei la forza per prepararci bene a questa santa Pasqua. Siano lodati Gesù e Maria. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, ungito figlio di Dio, nato da Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, da Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, e per noi e per la nostra salvezza disceso dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso su me, non sopirato, non morire sul sepolto. Dio è risuscitato secondo le Scritture, e salita al cielo, se a destra del Padre, di nuovo verrà la gloria e giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore è della vita, e precede il Padre e il Figlio, e con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo nella Chiesa, nella Santa Cattolica Apostolica, professo un solo battesimo, per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, in questo tempo di Quaresima lasciamoci riconciliare con Dio nella consapevolezza dei nostri limiti e nella grandezza della sua misericordia. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Padre, ascoltaci, o Padre. Sostieni, Padre buono, la Santa Chiesa con la forza dello Spirito, perché testimoni coraggiosamente Cristo, crocifisso e risorto per la nostra salvezza. Noi ti preghiamo, ascoltaci, o Padre. Illumina, Padre Santo, il Papa e tutti i pastori della Chiesa, perché alimentino nel cuore dei fedeli l'amore filiale verso di te e la generosità verso ogni persona. Noi ti preghiamo, ascoltaci, o Padre. Guarda, Padre misericordioso, i popoli oppressi dalle ingiustizie, perché sperimenti la potenza liberatrice del tuo Figlio, fondamento della vera fraternità. Noi ti preghiamo, ascoltaci, o Padre. Volgiti, Padre compassionevole, ai nostri fratelli, segnati dalla sofferenza fisica e spirituale, perché attingano dalla passione di Cristo forza e consolazione. Noi ti preghiamo, ascoltaci. Guida, Padre onnipotente, questa tua famiglia, perché divenga, nella celebrazione dell'Eucaristia, offerta viva e gradita. Noi ti preghiamo, ascoltaci. O Padre, che salti gli umili e abbatti l'orgoglio dei potenti, esaudisci le nostre invocazioni e fa che confidiamo sempre in te, salda roccia su cui poggia la nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Nella tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Nella tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti presentiamo con gioia, Signore, i doni della redenzione eterna. Concede a noi di venerarli con fede e di offrirli degnamente per la salvezza del mondo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alti nostri cuori. E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il digiuno quaresimale tu vinci le nostre passioni e levi lo spirito, infondi la forza ed ogni premio per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore, a te inneggiano i cieli dei cieli serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concede, oh Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, 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 nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, 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 nell'alto dei cieli.
Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifica l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre il tuo nome, il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiateli tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrante il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, nella sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie a questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vita immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, non alla pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo, facci di un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo te il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Francesco, Santa Chiara, San Massimiliano, San Pio e tutti i santi, i nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma della fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. E tu servi il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Matteo Maria, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi, il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Alleluia. Obbediente alla parola del Salvatore, formato sul divino insegnamento, siamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia avremo sempre vivi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e doni te pace secondo la tua volontà, tu che vi regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il Spirito. Abbiate il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
nel libro di Dio. Ecco, colui che toglie i peccati del mondo, li ha debitati alla scena della niente. Thank you.
Preghiamo. O Dio, che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce della tua grazia, perché i nostri pensieri siano conformi alla tua sapienza e possiamo amarti con cuore sincero, per Cristo nostro Signore. Amen. Estendo questa benedizione solenne su tutti voi che ci state seguendo in diretta TV oppure in differita sul nostro canale YouTube, benedico le vostre case, le vostre famiglie, in modo particolare tutte le persone anziane e tutti coloro che soffrono. Custodisci, Signore, coloro che ti supplicano, sorreggi chi è fragile, vivifica sempre con la tua luce quanti camminano nelle tenebre del mondo e concede loro, liberati da ogni male, di giungere ai beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dio, Padre misericordioso, concede a tutti voi, come al figlio prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Amen. Cristo, modello di preghiere e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima. Amen. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre et Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. In ringraziamento alla Santa Benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Immacolata Madre della Chiesa, San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro la perfide e l'insidia del diavolo. Tu sì, il nostro sostegno. Che Dio eserciti su di lei il suo impero. Noi supplichevoli lo preghiamo. E tu, Principe della milizia celeste, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che erano nel mondo a perdizione di noi. Arcangelo San Michele, amo nel terribile giorno giudizio. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe, nascondimi.
non permettere che io mi separi da te. Domenico Marino, difendimi, nell'ora della mia morte chiamami e comando che io venga a te, affinché ti rodi con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Immacolata Madonna dei Boschi, prega per noi. Ventrice per sempre, mi ti appartiene.